Palazzo San Giacomo apre le sue porte ai giovani non impegnati in un percorso di studio o di lavoro tra i 18 e i 25 anni che hanno partecipato al progetto Green Network, i mestieri del verde, promosso in collaborazione con l'ANCI. Alla fine di questi tre percorsi formativi, che hanno finito proprio in questi giorni, i ragazzi si avvieranno fra una settimana e 10 giorni i tirocini delle aziende che hanno avuto accordi con il Comune di Napoli e con gli altri partner del progetto. L'assessore Alessandra Clemente ha incontrato in sala giunta i ragazzi impegnati nel progetto, che prevede percorsi di formazione sulla manutenzione del verde, l'agricoltura e il marketing territoriale. Oggi sono molto contenta perché per noi è stata una grande sfida realizzare questo progetto, perché su queste tematiche i comuni non sono destinatari di risorse in modo incondizionato, ma noi dobbiamo scrivere delle progettualità che devono essere competitive e forse vengono finanziate. Devo dire che grazie al Sindaco Luigi De Magistris c'è oggi una squadra a Palazzo San Giacomo fatta da giovani competenze che sono in grado ormai da anni di ottenere e vincere tutte le occasioni di finanziamento, e questo progetto è uno di questi percorsi. E quando poi dal piano delle carte, delle risorse economiche ottenute, passi a incontrare gli occhi, i sogni e i diritti delle ragazze e dei ragazzi di questa città che vengono da tanti quartieri, da Secondigliano, Miano, Rione Traiano, ecco che siamo molto soddisfatti e soprattutto non possiamo far altro che cogliere questa occasione per chiedere un impegno da parte della Regione Campania, del Governo e anche della Comunità Europea a destinare sempre più risorse di spesa pubblica per consentire alle città come la città di Napoli di poter mettere in campo delle azioni significative come queste.